riprendiamo il discorso. Allora, siamo qui a dire potenza, le varie potenze come sono definite, le unità di misura. Ecco, una cosa importante che dobbiamo dire sin da subito riguarda la conservazione delle potenze. Ricordate, la conservazione delle potenze è una proprietà del tutto generale. Allora, viene da chiedersi, di tutte queste potenze che abbiamo qui definito, istantanea, attiva, reattiva, complessa, apparente, eccetera, quale si conservano e quali no? E perché? Ricordate, la conservazione delle potenze significa dire che, dato un circuito, la somma delle potenze assorbite da tutti i pivoti della rete è pari a zero, tutti i lati della rete in generale è uguale a zero. Ovvero la potenza assorbita da certi lati uguale alla potenza erogata dai rimanenti lati. Si può anche dire così. Quindi possiamo dire, la potenza attiva si conserva, nel senso che la somma delle potenze attive assorbite da tutti i pivoti della rete si conserva oppure no? È uguale a zero oppure no? Ovvero la potenza complessa si conserva oppure no? Cioè la somma delle potenze complesse assorbite da tutti i pivoti della rete è pari a zero? Questa è la domanda che ci poniamo adesso. Ebbene, per rispondere a questa domanda dobbiamo ricordarci come abbiamo dimostrato la conservazione delle potenze. Ricorderete che la dimostrazione si basava solo ed esclusivamente sulla validità delle leggi di Kirchhoff, alle tensioni e alle correnti. Solo quello, non serve altro. Il che vuol dire che se tensioni e correnti soddisfano le leggi di Kirchhoff a tensioni e correnti, allora la potenza si conserva. La potenza istantanea certamente si conserva, perché quella, se ci pensate, è la potenza che abbiamo definito all'inizio di tutto per ciascun bipolo, il prodotto di tensione per corrente istante per istante. Quindi quella potenza istantanea certamente si conserva, perché è quella sulla quale abbiamo dimostrato originariamente il teorema di conservazione delle potenze. Quindi sicuramente si conserva. Cosa possiamo dire alla potenza complessa? Allora, la potenza complessa è data dal prodotto V per I con I lato. I fasori delle tensioni V soddisfano leggi di Kirchhoff alle tensioni? La risposta è sì. L'abbiamo visto quando abbiamo studiato il metodo simbolico. Se abbiamo P con 1 di T più P con 2 di T meno P con 3 di T uguale a 0, a regime sinusoidale anche V1 più V2 meno V3 fasori è pari a 0. L'abbiamo vista proprio come proprietà basilare del metodo simbolico questa corrispondenza. Quindi sicuramente i fasori di tensione soddisfano le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Cosa possiamo dire dei fasori di corrente coniugati? Qui c'è il coniugato, no? Della corrente. Bene, anche i coniugati delle funzioni, dei fasori di tensione soddisfano le leggi di Kirchhoff alle tensioni. Perché se I con 1 meno I con 5 più I con 7 è pari a 0 sui fasori, chiaramente anche i coniugati soddisfano la stessa relazione. No. Quindi, poiché le correnti soddisfano le leggi di Kirchhoff, le correnti, anche i coniugati delle correnti soddisfano le leggi di Kirchhoff. Quindi, le tensioni sono ok, le correnti sono ok, la potenza complessa si conserva. Quindi possiamo dire senz'altro che, dove lo scrivo? Cancello prima. La somma su tutti i lati della rete, chiamiamo L, della potenza complessa assorbita da tutti i pivoti della rete è pari a 0. La potenza complessa si conserva. Chiaro? Chiaro per tutti? Beh, la conseguenza di questa cosa immediata è che anche le potenze attive e reattive si conservano. Vediamoli. Questo indica che allora, ciascuna potenza complessa si scrive come potenza attiva più J per la potenza reattiva, PK e QK, lo chiamate il kesimo lato della rete. Bene, ma chiaramente io posso scrivere questa cosa in questo modo.
messo in evidenza, no? Perché ho spaccato la somma, ho messo in evidenza G. E questo chiaramente implica, dovendo essere nullo questo numero complesso, deve essere nullo la parte reale e il coefficiente dell'immaginario, ovvero sommatorio sul K di K 1 per 0, sommatorio sul K di QK 1 per 0. Trovate? Se è uguale a 0 questo, è uguale a 0 ciascuna quantità separata. E quindi la potenza attiva e la potenza reattiva si conservano. È la stessa espressione, no? Di conseguenza anche la potenza media si conserva, perché la potenza media coincide con la potenza attiva. Vi lascio pensare a voi per esercizio, anche se la cosa non ha nessunissimo rilievo pratico, se le potenze fluttuanti si conservano meno. Pensateci. Però ripeto, non ha nessuna importanza dal punto di vista pratico. Quello che invece ha importanza dal punto di vista pratico è osservare che la potenza apparente non si conserva. La potenza apparente non si conserva. Quindi se io faccio la somma delle potenze apparenti assorbite da tutti i pivoti di una rete, tutti i lati della rete, questo in generale viene diverso da 0. Il motivo, diciamo, lo possiamo dire in vari modi. Il primo motivo è che la potenza apparente è data dal prodotto fra i moduli di tensione e i moduli di corrente. I moduli di tensione e di corrente non soddisfano le leggi di Kirchhoff, questo è un fatto molto importante. Cioè i fasori soddisfano le leggi di Kirchhoff, ma i moduli e i fasori no. Chiaro? Cioè, se io ho questo, se io ho questa espressione qua, V1 più V2 meno V3 uguale 0, il modulo di V1 più il modulo di V2 meno il modulo di V3 non fa 0, perché il modulo è la somma, non è la somma dei moduli, è così la differenza, non viene. Quindi, i moduli non soddisfano le leggi di Kirchhoff. Questo è un errore badale molto comune che voi fate negli esercizi, voi, insomma, i vostri colleghi hanno fatto in passato, nessuno di voi in quest'aula lo farà, immagino. Se cioè voi avete uno schema circuitale in cui avete i moduli dei fasori indicati, non potete fare le somme ai nodi, tanto per dire, dei moduli dei fasori correnti, perché sui moduli non valgono le leggi di Kirchhoff, né sulle correnti né sulle tensioni. La conseguenza è che la potenza apparente non si conserva. Ma lo possiamo anche vedere più banalmente in questo modo, cioè la potenza apparente assorbita da ciascun bipolo è una quantità intrinsecamente maggiore o uguale di 0, perché è il modulo di qualcosa, il modulo di un numero complesso. Quindi quando vado a fare la somma non potrà mai fare 0, perché per avere 0 io devo compensare dei positivi con dei negativi, mentre quelli sono tutti positivi, quindi non potrà mai fare 0. Quindi possiamo vedere anche, diciamo, algebricamente in questo modo banale. Però il motivo, diciamo, più teorico è quello che vi ho detto prima sul fatto che i moduli dei fasori non soddisfano le leggi. Va bene. Allora, detto questo, facciamo il calcolo di qual è la potenza complessa assorbita dai vari dipoli, diciamo, di nostra conoscenza, per così dire. Ok. Posso cancellare qui? Allora, potenza di giunzione scusate, possiamo lasciarlo lì. Consideriamo la generica impedenza Z. Z è la generica impedenza, poi la particolarizzeremo nei vari casi che conosciamo. Allora, V e I sono i fasori di tensione di corrente con questi riferimenti,
la potenza complessa assorbita da questa impedenza Z generica, a che cosa vuole? Allora dobbiamo fare V per I coronulari. Noi sappiamo che V uguale a Z per I, no? Quindi al posto di V ci mettiamo Z per I, vediamo cosa viene, quindi abbiamo Z per I coronulato. Allora, che cosa fa questa cosa? Io qui ho il prodotto di Z per I coniugato. Allora, se io ho un numero complesso A più GB e lo moltiplico il suo coniugato A meno GB, quello, è, quello sta scritto qui, no? Questo è, vi spiega che cosa fa questo risultato. Allora faccio questo prodotto, e cosa dico? A al quadrato, questo per questo, meno J AB, fatto questo per questo, più JBA, fatto questo per questo, meno J al quadrato B al quadrato, ho fatto questo per questo. Trovate? Che cosa fa come risultato? A al quadrato, questi due termini intermedi si cancellano evidentemente, quindi si tratta di uno opposto dell'altro. Poi qui che cosa abbiamo? Abbiamo meno J al quadrato fa meno 1, quindi qua diventa più B al quadrato, ossia il modulo del numero complesso di partenza al quadrato. Quindi quando faccio un numero complesso per il suo coniugato ottengo come, numero, come risultato il modulo del numero complesso di partenza al quadrato. Questa è la definizione di modulo. Quindi qui io ho, scrivo qua, va, Z per il modulo di al quadrato. Vedete, non ci ho messo il segno per indicare che questo è il modulo. Altro errore molto comune che fanno i vostri colleghi è quello di fare qui il calcolo del quadrato del numero complesso, sbagliatissimo. Qui c'è il quadrato del modulo, perché viene fuori da questo ragionamento. Ok? Chiaro per tutti? Alternativamente, equivalentemente, invece di scrivere così, posso sostituire a i la quantità b su z. Io qua ho sostituito V come Z per I. Adesso faccio V per V su Z, il tutto coniugato. Chiaro cosa ho fatto? Al posto di I ci ho messo V su Z e poi ho fatto il coniugato di tutto. Questo viene V per V coniugato diviso Z coniugato. Devo fare il coniugato del rapporto, faccio il coniugato del numeratore diviso il coniugato del denominatore e viene fuori questo V per V coniugato, stessa cosa di prima, modulo di V al quadrato, modulo di V al quadrato diviso Z coniugato. Queste sono due espressioni equivalenti per esprimere la potenza complessa assorbita da una certa impedenza Z in termini della tensione o della corrente. Quindi se io conosco la corrente che attraversa il dipolo, userò questa espressione. Se solo la tensione a cui è sottoposto il dipolo, userò questa altra espressione. Sono equivalenti tra loro. Beh, questa cosa che vale genericamente per una qualsiasi impedenza può essere particolarizzata evidentemente al caso di resistori, induttori e condensatori, oltre che a qualsiasi loro combinazione. Allora, se io ho il resistore, l'impedenza del resistore pari a R, ok? Quindi la potenza complessa assorbita dal resistore, uso questa espressione qua, è pari a R per il modulo di I al quadrato, che è un numero puramente reale. Vedete, R è un numero reale, ma anche il modulo di I al quadrato è un numero puramente reale. Ricordate, questo è il modulo, non è il numero complesso. Quindi la potenza attiva assorbita da un resistore pari a R per I modulo al quadrato, la potenza reattiva assorbita da un resistore è pari a 0, perché questo è un numero puramente reale. Se ho l'induttore,
cui impedenza è quella che ossia la lavagna, J omega L, ovvero J per la reattanza, X con L. Beh, la potenza complessa a che cosa è uguale? È pari a, dunque, usiamo sempre questa formula qui, quindi abbiamo J omega L per modulo di A quadrato, ovvero J X con L modulo di A quadrato, reattanza X con L pari a omega per L, non lo sappiamo. Quindi, questo è un numero, vedete, puramente immaginario questa volta, perché J, cioè l'unità immaginaria J, poi queste sono quantità reali. Quindi ne risulta che la potenza attiva assorbita dall'induttore è pari a 0, la potenza reattiva assorbita dall'induttore è pari a x con L modulo di A al quadrato, ovvero se volete omega L modulo di A al quadrato, che è una quantità maggiore o uguale di 0. Omega è positivo, L è positivo, modulo al quadrato, tutte quantità sono negative, e quindi anche il con L è negativo. Viceversa, se io considero un condensatore, l'impedenza del condensatore è questa, vi ricordate, e quindi la potenza complessa del condensatore, adesso usiamo quest'altra formula per cambiare questa qui, allora viene modulo di A al quadrato diviso ZC coniugato. ZC coniugato che vuol dire? Vuol dire che prendo ZC e devo cambiare di segno la parte immaginaria, questo è puramente immaginario, quindi ci metto più J diviso omega C. Trovate? Allora, come lo scrivo questo? B al quadrato omega c lo posso portare al numeratore, perché sta 1 su omega c al numeratore, lo porto al numeratore, siamo d'accordo, e poi sotto c'è j, 1 su j, cioè 1 su j, 1 su j è pari a meno j, abbiamo già visto questa cosa, e quindi viene qui meno j. Ne segue che la potenza attiva assorbita da un condensatore è pari a 0, la potenza reattiva assorbita da un condensatore è pari a meno omega c v al quadrato. Allora, potremmo anche scrivere in termini di reattanza per farlo tutto. Quello che è significativo invece osservare è che la potenza reattiva del condensatore è minore o uguale a 0. Quindi la potenza reattiva, vedete, è una quantità che indica la presenza di induttore e condensatore, cioè dipoli in grado di immagazzinare energia. Dove c'è potenza reattiva c'è questo fenomeno di immagazzinamento energetico sostanzialmente. Oh, che cosa succede se io invece una combinazione di resistori induttori, per esempio, o resistori condensatori, che cosa posso dire? Lo faccio sull'altro lato, no? Allora, non ce l'ho qui. Sto per fare una cosa, diciamo, di una banalità sconcertante, ma molto importante anche per le implicazioni pratiche che sa. Allora, osservate, non è molto più che un giochetto. Allora, immaginate di considerare, per esempio, adesso la serie di un resistore e di un induttore. Allora, la domanda che mi pongo è: quanto vale la potenza attiva e reattiva assorbita complessivamente da questa serie? Quindi che cosa sto dicendo? Io conosco la potenza attiva e reattiva assorbita dal resistore, l'ho chiamato P con L, la potenza attiva e reattiva assorbita
dall'induttore, che si chiama con L e Q con L, questo è R, questo è J omega L, siamo sempre a misurare quindi le sue impedenze. La domanda che mi pongo è: se io considero questo insieme come un unicum, quindi la serie come un'unica entità, quanto vale la potenza attiva e reattiva assorbita da questa scatola più grande, diciamo così, che ingloba quelle precedenti? Allora, il ragionamento che facciamo è questo. Allora, se io ho, immaginate che qui ci sia un resto della rete, chiamo T, ok? Ci sarà qualche città, non lo so che cosa c'è qui. C'è il resto della rete. Allora, consideriamo le due situazioni, R, G, omega L e T. Scusate, non lo chiamo T perché siamo qui. Chiamiamo G. T è questa scatola qui. Questa è la scatola G. E poi abbiamo la scatola G collegata alla scatola T questa volta. Quindi ho prima la situazione di partenza, in cui cioè ho i due bipoli e la rete G adesso collegata. E poi ho la situazione condensata, diciamo così, in cui considero insieme, in unico oggetto che chiamo T, le due quantità R e G, che in serie in questo caso potrebbe essere collegato in maniera più grande. L'ho chiamato T. Chiaro? Allora, se io applico la conservazione delle potenze, quindi, che cosa ho? Pensiamo per esempio alla potenza, facciamo la potenza complessa, va, che diciamo è più generale del concetto. La potenza complessa erogata dal dipolo G è uguale alla somma delle potenze complesse assorbite dagli altri bipoli, quindi A con R più A con M. Poiché la potenza complessa si conserva, quello che abbiamo detto prima, posso dire che la potenza erogata da G è uguale alla somma delle potenze assorbite dal resto dei bipoli della rete, cioè in questo caso. Ok? Se io applico lo stesso ragionamento qua, la stessa conservazione delle potenze mi permette di dire che la potenza erogata da G è pari alla potenza assorbita da T. Che cosa ne consegue? Ne consegue che se io confronto queste due espressioni, poiché G funziona allo stesso modo, perché il collegamento in serie fornisce dei risultati equivalenti, come ben sappiamo, anche i secondi membri saranno uguali. Ne segue che A con T è pari ad A con R più A con R. Cioè, il risultato che viene fuori è in qualche modo ovvio ed intuitivo, ovvero che la potenza complessa della serie è pari alla somma delle potenze complesse dei bipoli componenti. Allora, questo è un risultato che sembra ovvio, ma ovvio non è, per una serie di motivi. Prima cosa, perché abbiamo fatto esplicito uso della conservazione delle potenze per fare questo ragionamento, vedete? Quindi, vale per le potenze complesse, vale per le potenze attive e reattive che si conservano, ma non vale, per esempio, per le potenze apparenti. Se io volessi fare questo ragionamento sulle potenze apparenti, farei un errore. Cioè, se io ho due apparecchiature, immaginate, con due potenze apparenti, 5 e 10 kV/A, quando io le collego per esempio in serie, la potenza apparente complessiva non è 15 kV/A, perché non vale la conservazione delle potenze apparenti. Sulle potenze attive e reattive sì, lo posso fare. Quindi questa è la prima cosa a cui stare molto attenti. La seconda cosa che va osservata è che questo ragionamento prescinde completamente dal fatto che i resistori siano collegati in serie, in parallelo, a triangolo, a stella, non mi interessa. Qualunque sia il tipo di collegamento, questo ragionamento vale sempre, anche qualunque sia il numero di bipoli componenti. Vedete, funziona sempre chiaramente, perché si basa appunto sulla conservazione delle potenze. Questo vuol dire che se io ho un carico
composto da un certo numero di componenti variamente collegati tra di loro, non so come, ma io potrò sempre dire che la potenza complessa della scatola complessiva è pari alla somma delle potenze complesse dei componenti, perché questo vale sempre, indipendentemente da poi come sono collegati tra di loro. Quindi è un risultato di portata molto generale. Poi lo useremo anche negli esercizi, come vedremo, faremo degli esercizi in cui sfrutteremo esplicitamente questa cosa. Quindi è uno strumento anche, oltre che teoricamente diciamo, importante, anche utile dal punto di vista pratico. Quindi, per esempio, possiamo dire che se io ho un carico ohmico induttivo, fatto quindi da resistori induttori variamente collegati tra loro, qui c'è un esempio con due in serie, ma potrebbe essere qualsiasi, quando vado a fare tutte le somme delle potenze complesse assorbite, che cosa ho? I resistori hanno tutte potenze complesse di quel tipo, cioè potenza attiva maggiore di 0, fanno differenziale, questa è maggiore o uguale di 0, e potenze reattive nulle. E gli induttori avranno tutti potenza attiva 0 e potenza reattiva maggiore o uguale a 0. Quindi se io ho un carico ohmico induttivo, quando vado a fare tutta la somma di questo ambaradan, avrò una potenza attiva complessiva che è certamente maggiore o uguale a 0, perché è data dal contributo di tutti i resistori che stanno nella rete sostanzialmente. E la potenza reattiva ancora maggiore o uguale a 0, perché ad essa contribuiscono solo gli induttori, ciascuno dei quali ha un contributo positivo. Quindi carichi ohmici capacitivi, carichi ohmici induttivi si distinguono per avere potenza attiva maggiore o uguale di 0 e potenza reattiva maggiore o uguale di 0. Dualmente, banale, se abbiamo un carico ohmico capacitivo, facendo lo stesso ragionamento, troveremo che la potenza attiva è ancora maggiore o uguale di 0, perché è sempre dovuta ai resistori, ma la potenza reattiva risulta minore o uguale di 0, perché essa è dovuta ai condensatori che hanno potenza che assorbono potenza reattiva minore o uguale a 0, quindi vado a sommare e ottengo una quantità minore o uguale a 0. Quindi i carichi ohmici capacitivi sono quelli a potenza reattiva minore o uguale a 0. La potenza attiva è sempre maggiore o uguale a 0 perché dipende dalla resistenza. Quando io ho mischiati induttori e condensatori, io vado a sommare le varie potenze attive e reattive, quindi può venire una quantità positiva, negativa o nulla a seconda. Non posso sapere a priori chi vince, tra virgolette, fra i due. Bene, per chiudere questa lezione, come vi dicevo, cercherò di finire qualche minuto prima, vorrei parlarvi dello strumento per misurare la potenza. Allora, posso cancellare qui, è chiaro questo ragionamento? Immaginate di avere un bipolo a regime sinusoidale, tensione P, corrente I, regime sinusoidale, quindi parlo di fasori, impedenze, eccetera. Vado facile. Allora, per misurare la tensione e la corrente già sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo usare gli strumenti che si chiamano voltmetri e amperometri, che abbiamo già introdotti. Quello che vi voglio far osservare è che al regime sinusoidale c'è una piccola precisazione da fare, ovvero se io voglio misurare la tensione ai capi di questo dipolo, io dovrò mettere in parallelo adesso un voltmetro, vi ricordate, no? Questo fatto. Ecco, la cosa a cui prestate attenzione è che al regime sinusoidale gli strumenti di misura voltmetro e amperometro forniscono il valore efficace della sinusoide, cioè il modulo del fasore. Quindi mentre in generale il voltmetro fornisce il valore istante per istante della tensione, quando io ho a che fare con strumenti a regime sinusoidale,
Il voltmetro della regime sinusoidale fornisce solo il modulo del fasore, il valore efficace della sinusoide, non la forma d'onda, per capirci. Questo vuol dire che, poiché si tratta di una quantità intrinsecamente positiva, non mi serve di stabilire qual è il primo e qual è il secondo morsetto, perché il risultato è sempre lo stesso, è sempre il modulo che devo fare. Una volta che io ho preso la tensione sinusoidale, che prendo la tensione sinusoidale o il suo opposto, il modulo è sempre lo stesso, cioè il valore efficace è sempre lo stesso, il modulo del fasore è sempre lo stesso. Quindi per gli strumenti a regime sinusoidale la precisazione da fare è che non dovremo esprimere qual è il primo e qual è l'ultimo morsetto, perché misurano solo i moduli dei fasori. Anche l'amperometro è la stessa cosa. Però lo si mette in sede, no? Come sappiamo. Bene, detto questo, vale, diciamo, la stessa considerazione fatta nel caso generale, ovvero che nel caso ideale il voltmetro ha una impedenza infinita, dicevamo resistenza all'epoca, adesso capiamo impedenza per essere più generali, e mentre l'amperometro ideale ha un'impedenza nulla. Vi ricordate, questo serve a non perturbare la quantità che vogliamo misurare. Tutto il ragionamento è facile. Allora, cosa dobbiamo fare per misurare invece la potenza complessa, la potenza attiva assorbita da questo? Allora, dobbiamo usare uno strumento che si chiama wattmetro. Lo faccio più in generale. Allora, il wattmetro è uno strumento che ha due coppie di morsetti. Quindi, se volete, è un doppio bivoglio, se fosse. Una coppia di morsetti amperometrici, cosiddetti, che sono questi, chiamiamoli A1, che sono in un certo senso sensibili alla corrente, chiamo IW, la corrente attraverso i morsetti amperometrici, quindi A' è la prima coppia di morsetti, tra cui posso definire una corrente, chiamo IW, mentre B e B' sono i morsetti voltmetrici per i quali posso definire una tensione BW. Allora, per il wattmetro ha importanza, contrariamente al voltmetro e all'amperometro, al regime sinusoidale, per il wattmetro ha importanza il verso di riferimento di tensione e corrente, ve lo farò vedere fra un minuto. Quindi ha importanza mettere dei segni in più in corrispondenza dei morsetti, i primi morsetti, diciamo così, sia per l'amperometriche che per le voltmetriche. Quindi ci sarà un più qui per indicare che io voglio la corrente entrante, e un più qui per indicare che io voglio la tensione misurata con la freccia in questo momento. Ebbene, con questa definizione di grandezze, l'indicazione del wattmetro, no, per definizione, se volete, è pari alla parte reale di questi. È pari alla parte reale del prodotto del fasore di tensione per il coniugato del fasore di corrente. Poi nel corso di misure vedrete come poi praticamente si costruisce un oggetto che è in grado di misurare quella quantità. Cioè si può costruire proprio un oggetto che ha come indicazione quello che sta scritto là. Noi lo prendiamo a scatola chiusa, diciamo così, poi nei corsi dedicati lo approfondiremo. Poi se abbiamo tempo, a fine corso faremo anche un esempio, magari se ci abbiamo anche tempo. È un esercizio per noi, non è un oggetto specifico di studio, però insomma, se abbiamo tempo lo faremo. Bene. Comunque sia, noi a questo livello il wattmetro è un oggetto che è in grado di fare questo. Wattmetro ideale significa che l'impedenza dei morsetti amperometrici è zero e l'impedenza dei morsetti voltmetrici è infinita. Quindi noi consideriamo solo situazioni ideali. Sempre perché, diciamo, in questo modo non perturberemo la quantità da misurare, quella fine. Bene, questa è la definizione generica di wattmetro. Il wattmetro può essere utilizzato per misurare la potenza attiva,
può essere, dipende da come viene connesso, poi vedremo più avanti nel corso degli esempi in cui un watt collegato in un certo modo non misura una vera e propria potenza. Lo vedremo, insomma, a tempo debito. Se io però, in questo caso, prendo il watt e lo inserisco così, potrei cancellare anche questo, si un po' di spazio che mi serve. Così. Allora, IW è questo, e BW è questo. Ok, ho preso quell'oggetto e l'ho schiaffato qui in questo modo. Quindi questi due morsetti A e B li ho fatti collassare in un unico punto, li ho collegati in un unico punto. Vedete? Così. Chiaro cosa ho fatto? Mi seguite tutti quanti? Bene. Beh, che cosa succede? Allora, l'indicazione del watt è ovviamente la parte reale di VW per il W. Parte reale di VW. Allora, IW è la corrente nei morsetti amperometrici, questa corrente, che è anche questa qui, chiaramente. I morsetti amperometrici sono come quelli di un doppio bipolo, quindi la corrente a questo morsetto è uguale alla corrente in quest'altro. Quindi IW coincide con i, vedete, per come ho collegato il watt, però ho fatto in modo di avere i morsetti amperometrici in serie con il bipolo, quindi la corrente che attraversa i morsetti amperometrici è la stessa che fluisce nel bipolo, quindi al posto di W ci metto I, sempre coniugato. Bene, adesso VW e V differiscono della tensione che c'è sui morsetti amperometrici del watt. Vedete, se io facessi la legge di Kirchhoff a questa maglia, non me lo fate scrivere, sono pasticci invisibili, ma se io considerassi una tensione tra questo morsetto e questo morsetto, avrei che VW è pari a questa tensione più V. Ma la tensione che c'è sui morsetti amperometrici del wattmetro è zero se il wattmetro è ideale, perché la sua impedenza è zero. E quindi questa tensione qui, VW, coincide anche con V. Ripeto, nell'ipotesi che il wattmetro sia ideale. Ma questa altro non è che la definizione di potenza attiva assorbita dal dipolo, proprio definizione. Quindi il wattmetro così inserito mi permette di misurare la potenza attiva. Allora, che cosa posso osservare? Se il wattmetro non fosse ideale, io qui introdurrei un errore di misura sostanzialmente, che è legato al fatto che ci sarebbe una aliquota di tensione anche sull'amperometrica del watt. Nel corso di misure quantificherete questa cosa e vedrete come si può stimare, in modo tale da depurare, diciamo così, l'indicazione del watt da questo errore di misura. Si possono fare questi. Vale la pena anche di osservare che io posso anche immaginare di fare un collegamento non come si dice a monte di questo morsetto, ma a valle, cioè qui, cioè questo morsetto, invece di collegarlo così, non voglio cancellare il disegno, ma spero capiate, lo prendo e lo collego da quest'altra parte. Allora, se in questo caso, lo potete vedere voi per esercizio, quello che succede è che la tensione del wattmetro è uguale alla tensione V, ma la corrente del wattmetro differisce dalla corrente I della corrente che circola nella voltmetrica. È giusto tutto uguale di quello che abbiamo detto prima. Ma nel caso di wattmetro ideale, la voltmetrica è impedenza infinita e quindi voglio dire tutto torna e otteniamo la stessa misura. Quindi dal punto di vista degli strumenti ideali il collegamento a monte o a valle è perfettamente equivalente. Dal punto di vista reale no, perché appunto ci sono queste differenze che vi ho qui sottolineato e che vedrete nei corsi specifici, non ci soffermiamo su questo dettaglio, però penso che sia chiaro da quello che vediamo. Vabbè. Allora direi che ci fermiamo qui, quindi ho mantenuto la promessa.